da pupi. Buon sabato a tutti. Allora oggi che andiamo a preparare? Ci avremo le funghi porcini, quindi faremo le funghi porcini a morte sola con le tagliatelle. E quindi facciamo le tagliatelle fatte in casa. Io faccio un misto di farina 00, quindi 150 grammi di farina 00 e 50 di grano duro, uova, pizzico di sale, e andiamo a impastare, andiamo a preparare l'impasto per le fettuccine. Ci vediamo tra pochissimo. Eccoci qua. Allora abbiamo messo le uova, farina, un po' di sale e stiamo impastando. Impastiamo bene finché non risulta un bel impasto liscio. Okay. Una volta che abbiamo impastato il nostro impasto, ci sembra pronto, lo facciamo riposare coperto da una pellicola per una mezz'oretta e poi andiamo a stendere la pasta per fare le fettuccine. Nel frattempo ci prepariamo il sugo per i funghi porcini. Ecco, questo è pronto, andiamo a coprire, riposa mezz'ora e poi andiamo a fare le fettuccine. A frappè. La pasta è pronta, l'impasto, quindi noi ci andiamo a preparare, scusate se non vedete niente, ci andiamo a preparare i funghi. Se riesco a star qua fermo la telecamera, andiamo a tagliare i funghi. Il cambolo è un po' lungo, qua lo tagliamo e andiamo a tagliare come un classico fungo. Così per il cambolo facciamo pezzettini. Facciamo questo lavoretto, andiamo a vedere come andiamo a fare il sugo. Preparata la pasta, c'è l'impasto per le fettuccine che dopo ci andiamo a tirare e a preparare. Andiamo a prepararci il sugo con il fungo porcino che ho tagliato. Allora, in padella ci mettiamo aglio, gambo di prezzemolo, peperoncino. Lasciamo rosolare. Una volta che è rosolato, buttiamo dentro il fungo porcino con un po' di aglio tritato fino, che ci mettiamo dopo quando togliamo quest'altro che ha soffritto. Appena sta soffriggendo andiamo a vedere. Allora, il nostro aglio, peperoncino, persino ha soffritto, ci mettiamo l'aglio tritato fino e ci andiamo ad aggiungere i funghi. Voilà, guardate che spettacolo, fungo porcino fresco con la fettuccina fatta in casa. Oggi pranzo da re, eh? E lasciamo cucinare, portiamo a cottura e tra un po' ci andiamo a stendere le fettuccine. Ciao! Allora il sugo è pronto e adesso ci andiamo a stendere la pasta. Fatto tutto a mano, stendiamo a mano e facciamo le fettuccine a mano come si faceva una volta. Quindi andiamo a fare questo lavoro con il mattarello. Quando abbiamo steso tutta la pasta deve essere dello stesso spessore da tutti i lati. Andiamo a tagliare le fettuccine. Io finisco di stenderla, ci vediamo tra poco. Eccoci qua, abbiamo tirato le sfoglie, io ne ho tirate due, ho fatto solo 200 grammi. Poi per fare le fettuccine a mano, come si fa? Si piega la sfoglia così, si ripiega così, si ripiega così, così e così. Ok? E poi andiamo a tagliarla. La grandezza, a seconda di come vi piace a voi, una fettuccina più larga, più stretta. Ok? Andiamo a tagliare. Poi la andiamo ad aprire e ci mettiamo un po' di farina di grano duro in modo che non si appiccini. Lasciamo riposare un pochino. Lo facciamo
facciamo per tutte le sfoglie che abbiamo questo lavoro. E voilà, ci mettiamo un po' di grano duro e andiamo ad aprire. Ecco le nostre pettuccine. Andiamo a posizionare un vassoio. Ecco, ecco. A dopo. Siamo pronti. Il sugo con i porcini è pronto. L'acqua bolle, le porcine stanno qua. Le andiamo a buttare. Tac. Prendiamo lo spettacolo. Tac. Tac. Ecco fatto. Ci rivediamo tra 5 minuti per l'assaggio. Cotte, le ripassiamo veloci in padella, impiattiamo, a fra poco. Eccomi ragazzi, è arrivato il momento, sono pronte. Un profumo. Là, ricordiamo, funghi porcini freschi, fettuccine fatte in casa, tirate a mano. Che voi dite, fatele, sono eccezionali, saporitissime. Io me li mangio. Ciao, alla prossima. Iscrivetevi al canale. Ciao.